Manuel Pozzecco non ci sta a sentirsi dare del bugiardo riguardo alla vicenda che lui ha visto suo malgrado protagonista. Il 33enne ha voluto fare luce su quanto accaduto al passare della mezzanotte fra giovedì e venerdì, mentre da solo aspettava una persona in Piazza Libertà. Io ero seduto sulla panchina dietro di me, erano circa mezzanotte e mezza, non c'era nessuno, c'erano solo questi 7 immigrati, ero un po' provato, uno di loro si è avvicinato a me chiedendomi cosa avevo, gli ho chiesto gentilmente di andarsene, di lasciarmi solo. Quest'ultimo è tornato indietro dai suoi compagni, ha parlato con loro, si sono messi a ridere e 2 di loro si sono avvicinati a me. In quello mi sono alzato in piedi, ho ricevuto un forte spintone sulla parte toracica sinistra. In quel caso là ho cercato di reagire, però quando ho cercato di reagire gli altri sono venuti in soccorso di questi ultimi due e mi hanno cominciato a colpire la testa. Con tutto ciò mi sono protetto il viso, mi è arrivato tanti pugni in testa e uno in particolare alla tempia sinistra, che grazie a questo ho perso un po' di diottrie dall'occhio sinistro. Ho chiesto aiuto ma non c'era nessuno, però sono riuscito per fortuna a scappare. Sono scappato verso via Sant'Anastasio. E via Sant'Anastasio ho visto all'incrocio un ragazzo in via Udine. Ho chiesto a lui aiuto. Per fortuna era un'infermiera, ha detto non ti preoccupare, chiamo io, e dopo 5 minuti sono arrivata la polizia e dopo la Croce Rossa, l'ambulanza. Fra le sue certezze, quella che gli aggressori fossero 7 e tutti stranieri. Li ho riconosciuti come aspetto, come colore di pelle e dopo anche dal modo in cui la lingua che parlavano. A seguito di ciò, Manuel ha voluto lanciare il suo appello. Allora, io faccio appello a tutte le persone che hanno avuto problemi con loro, di farsi avanti, di contattarmi, perché non è giusto, io ho subito, io devo andare avanti con la verità, anche se tante persone mi hanno dato del bugiardo. Non ero ubriaco, non ho falsificato niente, non ho inventato niente e prima di tutto faccio un appello al sindaco che prenda un po' di provvedimenti.